sul mio canale, io sono Wyvern the Gamer. Oggi siamo tornati su Ark Extinction in compagnia dei Ginetta e dei nostri bellissimi gufetti delle nevi. E sì, come potete notare, la famigliola di gufetti si è allargata un pochino, perché dopo le catture che abbiamo visto tutti insieme siamo andati a prenderci qualche altro gufetto. Perché insomma, guardate, cioè guardate questo di questo colore e guardate questo di quest'altro colore, che è bellissimo. Sono di livello un po' bassino, ma non potevo lasciarmeli sfuggire. Dai, sono bellissimi. Saranno principalmente decorativi, cioè tipo questo è il livello 14, vogliamo parlarne. Però guarda che bellino, ciao, guarda che sguardo profondo che c'ho. E grazie all'esercito di questi meravigliosi gufetti siamo riusciti anche a procurarci un bel po' di questo pellet di gufo delle nevi, che penso sì, è rigurgito alla fine, il vomito dei gufetti delle nevi, che bello. Di cui però il nostro gacha che oggi andremo a catturare sembra andar ghiotto, e quindi va bene, diamogli la pappa, che volete che vi dica. Là, là, un altro. Ottimo, bravo Lillo, vomitaci tutto, perfetto. Il nostro ptero, che penso non utilizzeremo mai più, al momento è qui che si guarda i suoi dodo nel laghetto. Guardate che bellino come li osserva. È molto molto dolce, molto tenero. Vabbè, bando alle ciance, noi adesso ce ne andiamo a prendere il gacha. Qui avevo iniziato a preparare una base per fare la serra. Però un altro giorno, dai. Andiamo prima a prenderci il gacha, perché sono troppo curiosa di andare a prendere quella bestiolina. Mi avete detto grandi cose su questa creatura, quindi ora sono molto curiosa. Ma prima di proseguire vorrei salutare Simone Cavallari. Un super abbraccio, Simo! Inoltre, come sta succedendo spesso ultimamente, Pippi stai ferma. Ecco, appunto, sto registrando col cane in braccio, che non è proprio la cosa più indicata. Pippi, stai ferma. Sei in una posizione scomodissima, ti prego. O vai nella cuccia o stai ferma. Grazie. Oh. Ok. Allora, dicevo, ce ne andiamo a prendere il gacha, sia perché mi avete detto grandi cose su questa bellissima creaturina, e poi perché mi sembra una cattura sta andando a sbattere, perché nel frattempo sto guardando il cane. E anche perché mi sembra una cattura abbastanza semplice. Io al momento sto dormendo veramente poco, in questi giorni sono un po' stanchina, quindi mi sembra un'ottima idea andarci a fare un bel addomesticamento passivo con una creatura che a quanto pare cioè molto docile, tranquilla e amorevole. Non sto dormendo tanto perché, chi è iscritto al canale Telegram lo sa, la nostra gattina ha appena fatto i cuccioli e sono bellissime. Io non riesco a staccargli gli occhi di dosso, e questo è un problema, perché praticamente non faccio più nient'altro nella vita se non guardare cuccioli di gatto. Che per carità, cioè voglio dire, dà un'enorme soddisfazione, però non è che sia proprio la cosa più entusiasmante della terra da fare. Ah, inoltre, mentre andiamo verso la zona dove dovrebbero essere i gacha, vi faccio una domanda: ma i gufetti delle nevi la fanno la cacca? Perché io gli ho visto fare ovetti, gli ho visto rigurgitare l'impossibile, però non gli ho ancora visto fare la cacca. Inizio a preoccuparmi. Cioè, sono stitici questi gufetti? Dobbiamo portarli dal veterinario? Ma forse sì. Cioè, sto iniziando a preoccuparmi seriamente, dico la verità. Peraltro, c'è un modo per renderli muti? Perché i loro versetti all'inizio sono adorabili, ora iniziano a diventare fastidiosi, perché li fanno ogni 5 secondi, fanno briro, briro, briro. Ecco, ecco. Cioè, ma vi sembra normale? Cioè, ormai sto suono mi sta entrando nel cervello. Vediamo, io sto andando dalla parte giusta, mi sembra di sì. Allora, non voglio perderci il nostro gufetto delle nevi, che al momento è il più forte che abbiamo. Non è di livello super altissimo, però è il più forte che abbiamo. E andando per di là, io mi ricordo che c'ero morta male con un optero, perché avevamo oltrepassato una linea di confine segnata da dei lampioncini rossi. Però c'era un modo per arrivare dove ci sono i gacha. Oh, guarda, aspetta, scusate, mi distrago facilmente, ma lì c'è un rex. Due rex corrotti, ma guarda che belli. Cioè, sembrano tipo dei malati di non so, di lebbra, di qualche cosa di strano. Non vi arrabbiate, dai ragazzi, non vi arrabbiate, scusate. Cioè, sembrano un po' malaticci, però allo stesso tempo sono molto fighi. Cioè, sembrano tipo degli zombie, dei rex zombie, che fighi. No, no, scusate, mi allontano, tranquilli. Ma scusa, ma c'è uno stegosauro che è spawnato dentro una roccia?
Ebbene sì, c'è uno stegosauro che è spawnato dentro una roccia. Ah, esce però, tranquillo, bene. Ok, perfetto, buon per te, Lillo. Oh, qua dobbiamo stare attenti. È vero, ci sono anche gli Ptero che sono... che sono corrotti e che ci odiano a morte. Guarda lì, maledetti, maledetti, no, no, che sono anche super forti. Oh, Rex Tech, che bello. No, però non distraiamoci. Non distraiamoci che qua siamo pieni di nemici. Più nemici del solito in questa zona. Oh, lì ci sono le cose rosse, quindi di là non posso passare. Stanno ancora seguendo gli Ptero. No, ok, per fortuna si distraggono facilmente. Ah, e Ginetta tra poco ci avrà sete. Posso azzardarmi ad atterrare in zona, fa vedere. Lì c'è un Ptero corrotto. Lì ci sono Spino e altre bestie corrotte. Non lo so. Non lo so, un po' c'ho paura. Ginetta, facciamo in fretta in fretta. Lì c'è un terizino. E vabbè, però. In fretta in fretta, in fretta in fretta. Ok, in fretta in fretta, in fretta in fretta, in fretta in fretta. Fammi riempire anche le borraccine. Le borraccine. Siamo delle babè. Non l'abbiamo fatto prima di partire. Ma c'è andata molto bene comunque. Ok, perfetto. Temevo ci andasse molto male. Ma ci sono anche i Paraceratherium qualcosa che sono corrotti, ma davvero? Ma quasi tutti i tipi di creature di Ark possono essere corrotte, quindi... Ma io voglio vedere i Dodo corrotti. Perché non ci sono Dodo corrotti? Cioè c'è ogni tipo di creatura corrotta. Voglio i Dodo corrotti. Lì c'è una creaturina piccolina. Sei un Dodo corrotto? No, sei un Dilo corrotto. Ah, non me ne frega niente del Dilo corrotto. Pippi, stai ferma per l'amor del cielo. Oh, lì c'è una capsula di quelle cadute dal cielo che mi fanno attaccare da tutte le creature. Tra l'altro mi avete parlato di diversi colori di queste capsule. Ma da cosa lo capisco il colore? Perché a me sembrano tutte uguali. Ah, non mi lagare, gioco, non mi lagare, ti prego. Ah, forse queste lucine qua davanti. Tipo questa è rossa. E rossa non mi ricordo se è peggio di altre. Però vabbè, non lo scopriremo oggi comunque. Allora, di qua non si passa. Ma c'era un punto, mi ricordo che tipo seguivo... C'era il corso di un fiume. Aspetta, fammi vedere la mappa. Dovremmo essere più o meno nella parte giusta. Più o meno forse. Poi per carità, io ho allargato un po' il giro, perché nel frattempo mi volevo godere il panorama. Cos'è che sta salendo? È un drago di roccia. Quello è un bellissimo drago di roccia. Ciao Lillo. No, scusa, me ne vado perché adesso non ho voglia di lottare con te. Però prima o poi io e te dovremmo vederci faccia a faccia. Face to face. Ok, qui c'è l'acqua. Perfetto, il fiume. Ok, dovrebbe essere qua giù il caccia, giusto? Il gaccia, sì, il caccia, vabbè. Sì. Qui c'è la parte sotterranea che Ginetta... A Ginetta non piace molto perché le ricorda Aberration. Però noi qua sotto dovremo trovare il gaccia che... no, aspetta, fammi fare una cosa un po' più intelligente. Io voglio vedere come riesco poi a far salire la bestia fino alla base, perché sarà molto divertente. Ma soprattutto come faccio a farla passare in mezzo? No, dai, è impossibile. Senza le sfere poké è impossibile. Dovrò lasciarlo qua il gaccia. E dannazione. Non posso farlo passare in mezzo a tutte quelle creature corrotte. Cioè ci muore sicuro. Perché per quanto possa prenderne uno di livello alto, voglio dire, in mezzo a tutte quelle creature corrotte. Picchiatona, il gioco lagga. Il gioco lagga tantissimo, ma chi se ne frega. Wow, che figata, e siamo giù in un attimo. Bellissimo. Bellissimo. Meraviglioso, meraviglioso. Oh, che bello, dai, qui è anche abbastanza illuminato. Dai, Ginetta, non dovrebbe ricordarti troppo Aberration. Ti prego, gufetto, stai zitto. Anacleto mi sta facendo sclerare malissimo, ma proprio male. Gaccia, guarda. Guarda gaccia. Ciao, Lily. Che livello mi siete, tesorini? Un 48 femminuccia. E l'altro, dov'è? Un 52 maschietto. Allora, non sono di livello molto alto, però sembrano essere in una zona piena di erbivori, a parte qualche dilo che è laggiù, ma chi se ne... E sono già anche una coppia.
Sono molto indecisa, però potremmo trovarne uno di livello più alto. Ascolta, facciamo così. Intanto mi provo a prendere, mi sa, questo qui. Cos'è? Il 52 era questo, il maschietto, giusto? Sì. Ciao tesoro, ascolta, io ti provo a lasciare il rigurgito di queste bestiacce, che a quanto pare a te piace molto. Ah sì, ci siamo preparati anche un po' di pareti in pietra, perché mi avete detto che gli piacciono molto anche quelle, quindi io li ho preparati. Allora, proviamo un attimo a prendercene uno di livello non troppo basso, ma non troppo alto. Ciao Lillo, guarda. No, 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 aspetta, non ti spostare, non ti spostare, non ti spostare. Guarda, guarda cosa ti lascio, guarda cosa ti lascio qui. Guarda. Dove l'ho lanciato? Guarda, è qua. Tizio, t'ho lasciato cibo qui, guarda. Mangia. L'ha mangiato? Sì, l'ha mangiato. Ti stai addomesticando? Al 10%. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma ci metteremo l'eternità di sempre. Allora, aspetta, te li lascio tutti. Guarda. Guarda, ti ho lasciato tanta pappa qui. No, no, tizio, girati, bravo. Bravo, guarda, ti ho lasciato tanta pappa. Forse va bene un livello 52. Il livello più alto probabilmente ci mettiamo un'infinità di tempo ad addomesticarlo. Tizio, però mangia. Ok, fa vedere come sale la barra. 16%, mangia ancora. Bravo. Allora, aspetta, ti lascio anche le paretonze. Vai, magnati anche queste. Sono pochine, però. Sono pochine, 39%, mio Dio. Questo ha già finito tutto, ha già finito tutto. Ma se gli lascio la carne. Cicci, dammi la carne. C'hai anche un arco. Proviamo a dargli anche un arco. Magari gli piace. Che ne so io. Aspetta. Ah, non ha ancora finito con la cacca. Ok, cioè con il rigurgito di bestia. Proviamo a lasciargli anche questo. Ti mangi tutto? Porca miseria, un pozzo senza fondo. Si mangia tutto. 74. Ok, ok, 74. Roccia. Diamogli roccia. No, non pensavo che ci volesse molta più roba, cioè molto più rigurgito. Sinceramente avevo capito che il rigurgito fosse il cibo prediletto da questa bestia e che quindi si sarebbe addomesticato molto rapidamente solo con quello, tipo. Come siamo? 76. La carne forse non lo fa salire così in fretta. Top, anche ferro, guarda quanta roba buona che ti lascio. Mangia tutto, tesoro, 77. Ok, stiamo rallentando. Però va bene, tu non è che nel frattempo puoi vomitare qualcosa? Tipo, ti do un pugno nello stomaco? Me lo fai un rigurgitino? No, No, va bene. 79, fammi prendere un po' di ferro, dai. Da qualche parte ferro qua lo troveremo. Proviamo a picconare sta roccia, vediamo se mi dà ferro. Un pochino, metallo, vabbè, dai. Ok. Ah, mi cade roba addosso. Tizio, tu ti sei quasi pappato tutto e sei al 84. Mamma mia, che pozzo senza fondo. Tieni, metallo e pietra. Ti prego, fatti bastare. No, non basterà. Aiuto, però è bellissimo. Sì, è bastato. Abbiamo il gaccia, che è salito solo a livello 60, ma non importa. Ciao tesoro, fammi raccogliere questo allora, che lo diamo alla femminuccia. E gli faremo salire il livello col tempo. Ma ciao tizio, ma come sei bellino. Ascolta, se io ti metto roba nell'inventario, mi avete detto che lui si mangia la qualunque se io lo lascio nell'inventario. Quindi ti do cibo. Questa cos'è, una cacca? Di Fiomia. La cacca di Fiomia ti piace? Buon appetito. Ciao. Lui ora dovrebbe produrre roba, giusto? Tipo dei cristalli che mi danno cose fighe. Sì, sì. È caduta roba. Mia roba. E mi dà perle, ok? Speravo di qualcosa di un po' più di figo. Puoi far saltare dalla tua schiena roba più figa, per cortesia? Che bellino, però, che bellino. Pippi, tranquilla, non succede niente, tranquilla. Sono solo felice perché abbiamo il gaccia. Guarda che bellino, ti piace il gaccia? No, a Pippi non piace il gaccia, ok. Non importa, a noi piace molto. E lui sta mangiando. E quindi ora... ma è a raffica sta cosa. Cioè lui mangia in continuazione e continua a darmi roba. E ora cosa mi hai dato? Pietre. Va bene, ok. Sì, speravo in qualcosa di un po' più interessante. Va bene, proviamo a mettergli la sella e vediamo un attimino la faccenda.
c'ha una scia verde quando si muove, cioè tipo è la sua puzza. Allora, vediamo, aspetta, voglio provare a dare colpi al Fiomia. Oh, poverino. Ma l'abbiamo finito molto, ferito molto. Sì, non si muove molto rapidamente la bestia, non salta. Con C non fa niente. E con destro e sinistro semplicemente dalle unghiate da una parte o dall'altra. Ok. Ciao Dilo. Posso prenderti a schiaffi? Ciao. Ma la raccoglie la carne? Sì, la raccoglie. Ok, buono. E invece ha raccolta? Come siamo? Mi raccoglie qualcosa? No, ma non raccoglie piante. Oh, ma che peccatino. Io speravo mi raccogliesse roba. Alberi? No, manco alberi. E vabbè, tizio, però sei un po' inutile. Cioè, diciamoci la verità. A parte quelle cose fighe che ci lanci, vabbè. Ok, ragazzuoli, abbiamo il gaccia. È stato più rapido del previsto. Sinceramente temevo di metterci molto più tempo. Allora, facciamo che adesso ci prendiamo un'altra cacchina di Fiomia. E proviamo ad addomesticarci anche la femminuccia. Perché io confido nel fatto di poterli far accoppiare per vedere i cuccioli di gaccia. Però ci sono i Dilo qua. Dilo, non rompete le scatole ai gaccia, per cortesia. Allora, via un Dilo, perfetto. Ma il gaccia non mi segue. Ah sì, mi sta seguendo a una lentezza esasperante, ma mi sta seguendo, ok. C'è un altro Dilo nei paraggi? Forse no. Forse no, ciao Lillo, ciao tesoro. Aspetta, aspetta, aspetta che ti devo dare papà. Aspetta che ti devo dare papà. Aspetta, no, 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 tesoro, tesoro, guarda, ti sto lasciando cose buone. Guarda, guarda. Guarda quante... Tesoro, cici. Cici, puoi... Guarda qui, guarda quanta roba. Brava, brava puzzola, bravissima. Mangia? Si mangia però. No tesoro, tu cosa? Cosa? Cosa ci sta attaccando? Un Dilo, lo fai fuori Anacleto per cortesia, grazie. Tu stai mangiando, ti stai addomesticando. No, allo 0%. Ok, c'è qualcosa che non va. Oh cavolo, non ho carne. No, non ho pappa per me. Cioè per Ginetta, poverina. Aspetta, aspetta, aspetta. Dannazione, l'ho cotta ma poi l'ho lasciata. L'ho lasciata nel fuoco. No. Che babè. Che babè. Vabbè, ora ci facciamo rapidamente un fuoco. Però io vorrei prima addomesticare la bestiolina qui. Ciccia, tu ti sei già mangiata tutto e sei solo al 25%. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Tizio, tu c'hai ancora roba nell'inventario. Me lo puoi lasciare, grazie. Senza che t'arrabbi però. Oh, io gli lascio tutto. Le perle no, le perle me le tengo, porta pazienza. E nel frattempo ti vado a prendere altro. Aspetta, 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 aspetta. Allora, carne, tu hai carne, tesoro, sì, anche pelle. Gli lasceremo anche un po' di pelle. Cece, ma si mangia tutto alla velocità della luce. Mi piace molto questo addomesticamento. Cioè, gli posso lanciare qualsiasi roba a lui, pappa. Cioè, lei, pappa. Ma è bellissima questa cosa. E poi è bellissimo perché gli lanci roba davanti a raffica e lei non si muove, continua a rimanere lì. No, tesoro, tu resta qui, che noi andiamo a prendere un po' di pietra. Un po' di metallo, se lo trovassimo, Cribbio, non ce n'è qui. Oh, un pochino di metallo, lo stiamo trovando, anche se non è un granché. Però ci accontentiamo, non si vede una cipa. Molto bene, sta finendo roba, sta finendo roba, sta finendo roba. Mi piace tantissimo questo addomesticamento. Toh, guarda, c'ho altra roba qui, guarda. Lei gradisce, signora? Lei gradisce, sì, lei è veramente un pozzo senza fondo. No, mi sta dando veramente tanta soddisfazione addomesticare sta creatura. Cioè, è come avere un ospite a cena che si mangia qualsiasi cosa tu abbia preparato senza problemi. È bellissimo. E lo dico perché io non sono una gran cuoca. Quindi se viene un ospite a cena che... Oh, ma sei addomesticato? Ah, ma tu ti sei addomesticato, Gigi? È bellissima questa cosa. Quindi ora tu mi devi sborsare roba.
Cioè, ora ti sei mangiata tutto questo, quindi ora tu ti siedi, giusto? Siediti. Dai, ora siediti e produci roba interessante, per cortesia, veloce. E dai, piccolo gaccia, ti prego, produci cose, grazie. Ora, questi sono di livello bassino, quindi immagino non mi produrranno cose particolarmente interessanti. Vediamo. Vabbè, petrolio, va bene, ragazzi, ma è perfetto avere queste creature alla base. Cioè, è stupendo. Rigurgito, rigurgito. Aspetta, se io ti do questo. A te in teoria questo piace molto, giusto? Quindi mi produci roba più interessante. Sì, però siediti e pappa, per cortesia. Ah, mi sono dimenticata di aggiornarvi sul fatto che noi ci siamo preparati il fucile. Abbiamo il fucile, però non abbiamo ancora abbastanza metallo e abbastanza narcotici per poterci fare i dardi. E quindi niente, per ora abbiamo giusto un paio di proiettili, ma niente di che. Vai, pappa, pappa tutto, produci roba interessante, bellissima. Pippi, tranquilla, va tutto bene, sono solo molto emozionata per questa cattura. Guarda le lucine che fa quando produce cose belle. Dai, butta fuori un cristallo, dai, butta fuori un cristallo, tizio, ti prego, ti prego, ti prego. Che impressione che, però, che fa però questa schiena. Viene voglia di scrostarla con un martello, tipo. Ma poi guarda che coda che c'ha. No, scusa, ma vogliamo parlare di questa codina schifosa? Cioè, fa un po' impressione, che brutta, no? Che brutta, non fatemela vedere, che schifo. E qua ci ha dato paglia. No, scusa, ma tu ti sei mangiato il rigurgito del mio gufetto? Ma scusa, tu ti sei mangiato il rigurgito del mio gufetto e mi hai prodotto paglia? Vabbè, ma che delusione, scusa. Poi, aspetta, scusa, la sella del gaccia è sotto il collo, sotto la testa, tipo, quindi quando io salgo a bordo... Cioè, noi siamo lì dentro. È bellissimo. No, vabbè, è troppo carino. No, Ginetta, ma come sei seduta? Non la vedo molto bene, Ginetta. Chissà se ci possono stare più persone, presumo di sì. Va bene, va bene. Molto, molto, molto bellino. Gaccia super approvato. Però, di nuovo, come cribbio ce lo portiamo alla base. No, è impossibile portarlo alla base. Questi stanno producendo a raffica. Guarda. Guarda, altro cristallo, altro cristallo. Anacleto, togliti dalle scatole. Altro cristallo ci ha prodotto. E abbiamo sale grezzo, che non abbiamo ancora mai utilizzato. Però va bene, fa sempre piacere ricevere queste cose in dono. E... io non mi voglio spostare la base qui solo per i gaccia. Cioè no, dai, di nuovo sottoterra, no, povera Ginetta, siamo venuti su questa mappa per stare all'aria aperta, alla luce del sole. Non posso chiuderla di nuovo sottoterra, dai, che tristezza. Va bene ragazzuoli, allora missione compiuta, direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.